Bene. Gianluca? Va bene, allora, insomma, a caldo inizio, visto che Gianluca si è avvenuto poco, insomma, eccoci. Va bene, stiamo, abbiamo sentito i temi d'ora e niente, cominciamo a dirti, vi chiederei in maniera un po' complementare di dirci qualcosa delle vostre rispettive prospettive di studiosi, ma anche che sono anche coinvolte dal punto di vista anche delle proteste, dei movimenti, come questo documentario anche sottolinea, diciamo, soprattutto nell'ultima parte. Darei la parola. Sì, allora io, se mi sono stupito da modo in cui questo documentario riesce a intrecciare diversi temi, ad esempio io ho riscontrato nella mia ricerca, che è stato ricevuto in Kenya e qui a Torino. E c'erano due punti su cui vorrei soffermarmi, due punti che sono emersi appunto nel documentario, uno a livello micro, l'altro a livello macro. Uno è quello, appunto, uno dei punti che viene fatto la scrittura del rating, no? Il fatto che appunto il lavoratore, perché il lavoro viene continuamente valutato, e quindi il modo in cui il rating in un senso contraddice questa narrativa di imprenditorialità, di flessibilità, che viene spesso legata al ruolo delle persone. E proprio la mia ricerca qui a Torino, mi sono trovato a che fare con due casi in particolare. Magari posso esporre anche a voi, chiedere cosa fareste voi in questo caso. Il primo, quello di un lavoratore, è appunto che si è visto ricevere una richiesta, tra l'altro piattaforma che non si occupa solo di cibo, ma porta anche la spesa ai supermercati, e durante la pandemia ha servito anche le farmacie e le tabaccherie. Quindi questo lavoratore si è visto, diciamo, una richiesta per una stecca di sigarette. E è andato a questo indirizzo e davanti si è trovato un bambino di 12 anni che ha usato la carta del padre per ordinare la stecca di sigarette. A quel punto lui ha sentito la piattaforma. La piattaforma ha detto: guarda, tu hai ricevuto ordine, vedi tu cosa fare, non possiamo dirti niente, tu puoi decidere autonomamente cosa fare. Se vuoi rischiare di rifiutare la stecca di sigarette, dichiararti una stella e poi pregiudicare la tua possibilità di ricevere dei tasti in futuro, oppure quella della sigaretta, questo bimbo di 12 anni, al di là del dilemma etico, è il padre, il padre del bimbo scopre che tutti lui hanno usato il figlio sotto la sua carta di credito per fare l'ordine, e sono fuori. Questo è il primo dilemma. Ma il secondo è quello del ciclista che appunto deve consegnare la pizza al quinto piano. A Torino, tra l'altro, i lati di biciclette sono molto attivi e prendono di mira i rider in particolare, per cui ci sono alcuni che seguono proprio i rider, aspettano questi momenti. I rider sono bici di custodita per rubare. Quindi il rider arriva a un condominio, il cliente chiede che la pizza venga recapitata al quinto piano, e cosa fai tu? Dici va bene, quindi lasci la bici in custodita, oppure dici no, guardi, che non sia un grosso problema, venga a prendere la pizza giù col cliente, che appunto rischia di darti una stella. Quindi di nuovo tu perdi la possibilità di avere dei tasti in futuro, perché alcune piattaforme ti danno la possibilità di prenotarti per i turni più redditizi, possono essere il venerdì sera, sabato sera, domenica sera, solo se non è abbastanza. Per cui il rating appunto finisce per legarti le mani e per essenzialmente per mostrare in modo lampante l'ipocrisia di rapporto simmetrico che le piattaforme creano, o meglio, che le piattaforme dipingono, perché ovviamente io opero sulla piattaforma, un dipendente è un partner per un lavoro assolutamente simmetrico, perché la piattaforma sa delle cose che il rider non sa. Sa, ad esempio, che ci sono delle offerte per il cliente,
il rider verrà attribuito di conseguenza, quindi molto meno. Oppure molto spesso il rider non sa dove dovrà effettuare il delivery, la consegna. Quindi magari dovrà passare mezz'ora per raggiungere un ristorante, quella tratta non viene pagata, e poi magari la consegna per due quartieri più in là, e quindi renderà 2-3 euro. Cioè, questa è la situazione. L'altro aspetto che il documentario mi ha spiegato abbastanza, però è interessante, quando tutto si diceva. C'era Nisek che raccontava come le piattaforme continuano a non generare profitti. E questo sembra quasi un enigma, il fatto che le piattaforme continuano a espandersi, ma senza generare profitti. E uno si chiede, ma aspetta un attimo, dov'è il business model di queste piattaforme? E questo è legato appunto a questa proiezione di monopolio che lancia sul mercato. Esattamente, da quando hanno cominciato a operare nel 2013, le piattaforme continuano a creare aspettative. Cioè, una piattaforma come Uber, alla fine, Uber essenzialmente funziona come macchina di riciclo. Uber è essenzialmente, dove è stato fondato San Francisco nel 2013, ha alle spalle SoftBank, conglomerato giapponese, che opera essenzialmente con fondi sovrani sauditi. Cioè Uber essenzialmente funziona come una macchina per lavare soldi sauditi in vista di un futuro post-petrolio. Quello che Uber genera, tutto il momento in cui si espande sempre di più nel sud del mondo, è l'idea che a un certo punto catturerà l'ecosistema della mobilità. Infatti la mia ricerca in Kenya era abbastanza interessante come Uber fosse ritratta dai dirigenti Uber sul posto come l'Amazon della mobilità. Cioè l'idea è essenzialmente quella di creare un ecosistema. Una volta che si crea questo ecosistema che cattura appunto i trasporti, la consegna del cibo, anche i pagamenti, a quel punto Uber o piattaforme ad esso legato possono comunque far leva sui governi locali e in generale creare delle opportunità appunto per la città alle spalle di Uber. Quindi tutto si basa appunto su proiezioni future, su aspettative, su situazioni che verranno create in futuro. Ma questo nel presente non crea nulla, sono delle bolle speculative come un'altra creatura di SoftBank, che era WeWork, l'ha creato appunto per quanto riguardava il mercato immobiliare. Quello che appunto che resta è l'idea che i rider che lavorano per queste piattaforme vengono usate essenzialmente non solo per trasportare il cibo o i passeggeri, ma per raccogliere dati e per allenare questi algoritmi che poi alla fine creano la proprietà intellettuale che è laddove c'è il vero valore di compagnia. Per cui essenzialmente sono è ciò che alimenta la macchina. E in tutto questo la nessuno male è persa, come emerge. Sì, tra l'altro, grazie. Ancora un punto che magari cioè, che è emerso molto bene e sul quale ci interrogavamo anche prima di rivederlo, era diciamo, questa dimensione globale, no? Quindi, cioè, questo è un racconto globale che ci fa vedere come diciamo, questa dimensione poi si declina in diversi contesti di governance politici differenti, però. Insomma, lo si ritrova. Allora, la domanda che ti volevo fare, perché a me interessa anche molto i lavoratori, in questo caso i lavoratori migranti, è un po' questo. Cioè, questo genere di lavori su piattaforme, abbiamo visto che ormai è su scala globale. Allora, i lavoratori fanno esperienza, cioè, quelli che oggi sono i lavoratori di questo settore, che molto spesso sono migranti, appunto, fanno esperienza già di questo genere di lavori. Prima di o ne vengono socializzati invece nei paesi d'arrivo, nei paesi occidentali o in America. Sì, la dimensione globale di queste piattaforme, secondo me, è rilevante per due aspetti. Uno, appunto, quello di creare già una familiarità. Nel senso che Uber Eats esiste a Nairobi, esiste a Kampala,
registrata a casa, nel senso da molti dei migranti che decidono di intraprendere il viaggio verso l'Europa hanno già familiarità con queste piattaforme, hanno amici, parenti che già lavorano per queste piattaforme in Francia, in Spagna, in Italia, quindi sanno già che è la prima fonte di guadagno appena arrivati nel paese. Anche nel momento in cui non hanno i documenti, possono addirittura appoggiarsi all'account di un parente o un amico. E quindi questo crea appunto una familiarità con questa piattaforma che fa sì che una volta arrivati nel paese di destinazione sappiamo già come muoversi. L'altro aspetto è quello delle lotte, perché appunto incontrando lavoratori di Uber, magari a Nairobi o anche in town, che hanno dei parenti, amici, con lo stesso lavoro, piattaforme simili a Londra, New York, c'è anche la possibilità per questi lavoratori via WhatsApp di scambiare esperienze, di confrontare le esperienze, a un certo punto anche di coordinare le mobilitazioni. Per cui c'è questa dimensione, quando si tratta appunto delle lotte per i diritti, di conciliare la struttura locale, iperlocale, perché esempio un testo come Nairobi o Kampala, le mobilitazioni non sono tanto guidate da sindacati o da organizzazioni formali, ma spesso da organizzazioni di quartiere, che molto spesso rischiano forse arrivano dalla stessa parte del paese, dalle stesse comunità. E poi allo stesso tempo c'è la possibilità di legare queste lotte iperlocali a una dimensione più globale. Nel momento in cui c'è la possibilità di interagire via WhatsApp con chi fa lo stesso lavoro, però quindi confrontare, non solo confrontare situazioni, ma anche riflettere su quello che è il significato, le modalità di estrazione di valore di una piattaforma. A Londra, a Parigi o a Nairobi. Grazie, e questo appunto rilancerei sui temi. Io sia perché appunto c'è anche raccontato che hai visto dall'interno il funzionamento di queste piattaforme, non ci hai lavorato, ma tu hai anche molto scritto, hai curato anche questo numero, no? Questo volume di Feltrinelli che potete scaricare. Proprio sul tema delle nuove forme di lavoro e delle forme di mobilità. Quindi, magari su questa tua linea di ricerca e di azione, cosa ti ha ispirato questo documento? Premessa, secondo me. Nei documentari ovviamente si vedono diversi lavoratori di piattaforma e questo è importante, secondo me, sottolinearlo perché sicuramente, soprattutto qua in Italia, siamo stati abituati a vedere i rider come figura simbolo del lavoro di piattaforma, però diciamo che lo spettro delle possibili attività è molto più vasto. Quindi, ad esempio, nel documentario abbiamo visto sia i cosiddetti location-based workers, cioè lavoratori che sono coordinati tendenzialmente da un'app sul telefono, ma che poi svolgono la prestazione lavorativa nella città inizialmente. Ci sono lavoratori, abbiamo visto il lavoratore di TaskRabbit, quindi quello che ti fa i servizi a casa, il lavoratore di Uber, dei trasporti, il lavoratore di food delivery, quindi consegna di cibo, ma poi ci sono anche i cosiddetti web-based workers, cioè lavoratori che svolgono completamente il loro lavoro online, Amazon Mechanical Turk. Credo che il documentario faccia un bello sforzo di riuscire a mettere insieme tutti questi lavoratori. Cioè, da una parte c'è il tentativo di far vedere come c'è una dimensione globale del capitalismo delle piattaforme. Se ci pensiamo, è un fenomeno recentissimo, 10 anni più o meno, ed è sviluppato nel mondo. Dall'altra cerca di dare anche un'idea di come questi lavoratori, per quanto facciano poi azioni diverse, condividano gli stessi problemi. Lavora ottimo, quindi sei pagato in base al numero di consegne, di compiti che svolgi. E naturalmente con delle tariffe che vanno sempre più abbassandosi. Quindi più la tariffa è bassa, più tu devi fare dei compiti, degli ordini durante un giorno per raggiungere un certo limite, no? Parlavano di 10-20 dollari al giorno,
E questo vuol dire che tu devi correre e passare delle ore lì. Altri problemi che si sono visti, la mancanza di protezioni, di social protections, quindi la mancanza per esempio di indennità in caso di infortunio, in caso di malattia. Il Covid, la pandemia in questo caso è stato veramente un momento rivelatore delle condizioni di lavoro di molti di questi lavoratori, perché si sono trovati di colpo senza poter lavorare. Ad esempio, molti degli autisti di Uber sono passati a lavorare sulle piattaforme di food delivery perché non potendo fare il loro lavoro normalmente, come driver, come assisti, si sono buttati su quello che invece è il settore in crescita. Ma abbiamo visto, ad esempio, anche il caso di Parigi, dei lavoratori migranti senza documenti a Parigi, durante la pandemia, ad esempio in Francia è stato questo caso, di una grossa emissione di lavoratori. Migranti, molti dei quali anche senza documenti, le piattaforme lo sapevano benissimo, hanno chiuso un occhio, e lo stesso è successo nel tempo anche qui in Italia, soprattutto a Milano, c'è stato il famoso caso di Uber e della società in subappalto che ricattava di fatto i lavoratori o fregava i soldi delle mance, ad esempio, gli stessi. Dopo la pandemia c'è stata una riduzione degli ordini perché si è tornati a vivere in strada, anche quindi a ordinare di meno a casa, i primi a essere stati licenziati sono stati ovviamente tutti i lavoratori che avevano, diciamo così, account non a proprio nome, che erano poi tutti i lavoratori migranti che, ad esempio, si sono visti all'interno del documentario. Questo per dire cosa? Che c'è una grossa sfaccettatura delle forme del lavoro su piattaforma che è in grande espansione, sta assorbendo sempre di più dei settori, però c'è una condivisione di fondo di una serie di problemi. E questi, se vedete, sono riconosciuti più o meno da tutti, perché alla fine si lamentano delle tariffe che si abbassano, del rischio di fare incidenti, di non avere coperture, della fluttuazione, no? Del fatto che non sai se avrai un reddito sufficiente per pagarti le bollette oppure no, e sono accumulati anche con una cosa. Dal fatto di essere lavoratori tendenzialmente in condizioni fragili, cioè di non avere, come dire, una possibilità di posizionarsi molto bene nel mercato del lavoro. Chi per un motivo o chi per un altro vive magari in un contesto dove c'è tanto lavoro informale e poco lavoro formale, chi invece magari si trova in un contesto dove non ha accesso a lavori, come dire, meglio retribuiti e più protetti. E naturalmente questo indebolisce anche molto spesso la possibilità di organizzarsi, perché come hai detto, se non lavori non guadagni e non porti a casa nulla. Se provi a protestare ti viene disattivato l'account. E non sai neanche più a chi rivolgerti. In molti casi sono dei problemi che non hai davanti un padrone, un manager in carne ed ossa. Poi delle condizioni di lavoro imposte dalle piattaforme. Nel documentario si vedono un po' quelle che potremmo chiamare delle controcondotte, cioè dei modi di agire, diciamo, aggirando le regole imposte dalla piattaforma. Abbiamo visto il ragazzo americano che si finge di appartenere a un certo gruppo sociale per ottenere più commissioni di lavoro di quelle che otterrebbe invece in maniera diversa. Ma vi faccio degli altri esempi. Sono state inventate delle app, soprattutto per i lavoratori di Uber, che permettono di calcolare quanto viene retribuito una corsa prima di sapere effettivamente quale sarà la destinazione. Mi spiego. Molto spesso queste app funzionano così. Ti arriva l'ordine, la consegna, il passaggio da dare. Ti dice più o meno quanto prenderai, ma non sai bene dove dovrai andare, ti dice solo qual è il punto di ritiro della persona del pacco. Tu non sai dopo quanto dovrai camminare. A volte magari ti viene offerto 4-5 euro, però dovrai fare 7-8 10 km magari in bicicletta. Faccio degli esempi, sull'auto si potrebbe andare molto oltre. Queste app cosa fanno? Aggirano l'app principale e ti fanno vedere qual è la distanza finale rapportandola al pagamento. Quindi tu sai più o meno quanto ti starebbero pagando per quel tipo di distanza.
E questo per capire una serie, diciamo così, di tattiche che vengono messe in campo per cercare di gamificare l'algoritmo. E dall'altra esistono queste vere e proprie forme di organizzazione. Gianluca, no, diceva di come, ad esempio, tramite chat si formino anche dei gruppi in cui ci si inizia a scambiare informazioni, ci si inizia a confrontare su quanto viene pagato, che problemi hai avuto, in quella zona gli enti magari sono di rompiscatole e via dicendo. E piano piano, dallo scambio di informazioni, nasce invece l'idea di iniziare a organizzarsi. E questo poi naturalmente richiede delle pratiche. Nei documentari non sono viste tanto, ad esempio, proprio del food delivery. Le pratiche possono essere dal blocco delle strade al blocco dei punti di ritiro. Abbiamo visto, ad esempio, i driver di Uber, quindi questo incolonnarsi anche lì, bloccare la città, perché poi quando si fa un tipo di lavoro di piattaforma location based, cioè quelli di lavori urbani, la strada è il tuo luogo di lavoro e quindi la strada diventa anche lo spazio all'interno del quale contendere alle piattaforme il proprio potere. La situazione è un po' più complicata quando andiamo a vedere invece i cosiddetti web-based workers, quelli che sono su Amazon Mechanical Turk, per fare un esempio. Lì è più complicato perché naturalmente non c'è quella dimensione fisica esterna, per cui tu, se vista, no, se vedeva la ragazza che andava a fermare gli altri driver, e ti fanno parlare, ti fanno entrare in contatto con loro. Ci sono mille tecniche che sono state usate. Una di queste, per esempio, era i fattorini quando portavano a Londra le pizze o il cibo a domicilio, lasciavano dei volantini dentro alle consegne per parlare con i clienti, perché poi i clienti erano altri lavoratori di piattaforma che magari non erano in turno. Quindi, come dire, questo ha richiesto una capacità poi innovativa anche nelle forme di lotta. E questa cosa la stiamo vedendo crescere, quindi stiamo vedendo crescere molto il settore anche dei lavoratori, diciamo così, da remoto, e allo stesso tempo, come dire, l'esigenza di iniziare a organizzarsi anche in quel settore. Ti volevo chiedere, visto che c'è questa segmentazione anche per la natura stessa del lavoro, se diciamo queste alleanze che nascono tra lavoratori sono trasversali o ci sono gruppi che comunque rimangono esclusi o ci sono gruppi esclusivi che si uniscono tra di loro per portare avanti specifiche proteste, no? Pensando alla stratificazione di genere, uomini, donne, migranti, non migranti. Ecco, su questo sarebbe interessante sapere. E come dire, anche qui non c'è una risposta forse unica e univoca, nel senso che tra settori, ad esempio, almeno a mia conoscenza, non ci sono grossi casi di interazione fra diversi tipologie di lavoratore. In Italia un esempio grosso è stato qualche anno fa, l'inflazione, dovrei sbagliarmi la data, il 2021 dovrebbe essere l'anno, Black Friday del 2021, quando ci fu una sovrapposizione non voluta, ma dire, di opportunità tra lavoratori di Amazon, soprattutto i driver di Amazon, che hanno scioperato in tutta Italia contro le condizioni di lavoro, perché ad esempio i driver di Amazon in Italia sono in subappalto. Quindi consegnano per Amazon, ma sono con cooperative terze che, come dire, quindi prendono degli appalti, devono, come dire, fare i loro profitti e quindi operano una riduzione. E poi il problema in realtà di Amazon è che il driver è l'intensità del lavoro. E un driver di Amazon fa 120-130 cosiddetti stop al giorno. Vuol dire più o meno fare una consegna ogni 3-4 minuti. Se vi immaginate cosa vuol dire in una città dove anche solo parcheggiare il furgone può essere un problema, questo fa capire del tipo di intensità. E in quel caso ci fu lo stesso giorno e il giorno dopo uno sciopero dei driver in tutta Italia che colsero, come dire, l'occasione dello sciopero dei driver per rilanciare, cioè dire, siamo tutti e due nello stesso segmento, quello della logistica di ultimo miglio, quello che porta effettivamente la merce a casa di alcune persone. Però diciamo che questo tentativo di allargamento ancora non è qualcosa di segmentato, forse anche perché
dire, l'abbattimento di quella retorica dell'autoimprenditorialità è qualcosa ancora da raggiungere, cioè ti si fa credere che tu sei l'imprenditore di te stesso, quindi la piattaforma ti dà un'opportunità, che poi la responsabilità è anche tua, perché se non guadagni abbastanza è perché sei tu che non sei bravo, ecco. Piano piano questa cosa viene smontata dagli stessi lavoratori che si accorgono che di fatto c'è un algoritmo che ti dice cosa devi fare, che ci sono delle tariffe che sono sempre più basse, e tu che sei lì bloccato in questo limbo. Quindi secondo me ci sono dei passaggi da fare. Per quanto poi riguarda, diciamo, la composizione interna, anche lì, la questione è anche lì articolata, nel senso che dipende un po' anche dal settore, anche in Italia a volte la composizione, ad esempio, dei lavoratori è cambiata. Nel settore del food delivery all'inizio c'erano soprattutto giovani italiani e la popolazione migrante è aumentata perché all'inizio le tariffe erano più alte, era un lavoro con meno ordini, si riusciva a era più compatibile con altri obiettivi di vita. Piano piano invece le tariffe sono scese sempre di più e il settore si è espanso e quindi diciamo, questo tipo di forza lavoro è stato sostituito da una forza lavoro così, più fragile, anche più ricattabile, in molti casi una forza lavoro migrante. Però, come dire, poi questo ha portato nuovi temi a venire fuori, come è legato ad esempio alla questione del permesso di soggiorno o dello sfruttamento delle piattaforme, perché molti lavoratori che per esempio non possono accedere a una serie di lavori perché non hanno il permesso di soggiorno, allora si ritrovano poi a dover lavorare su piattaforme con account di altri, ad esempio. Quindi c'è una connessione di elementi che viene fuori in questo senso. Grazie. Lascerei, so che nel pubblico ci sono persone che anche professionalmente stanno seguendo, diciamo, questi temi, quindi non abbiate timore, intervenite o ponete domande se avete voglia. Prego. Raccolgo magari due domande. Mi sono visto più che altro nel documentario, a un certo punto parlavano del fatto che nei prossimi anni, una decina d'anni, queste aziende digitali avrebbero perso miliardi. Il motivo? Per me è si prevede già, si sa che è un sistema non sostenibile né umanamente ma neanche economicamente a questo punto, quali sono le previsioni, se si sa, di sviluppo di queste realtà? Grazie. D'accordo, magari. Io diciamo una domanda. Io mi occupo sindacalmente dei rider, del lavoratore delle piattaforme, quindi condivido appieno le analisi che possiamo darci del tutto, no? Quindi che avete espresso, perché effettivamente è un mondo molto, tra virgolette, falso, nel senso che esternamente viene presentato come un mondo quasi perfetto che ti consente di lavorare in autonomia e quindi di gestire la tua vita autonomamente e nel modo migliore che pensi, invece la realtà dei fatti è completamente diversa. Quindi è evidente che il primo problema è quello di la discussione legata al lavoro autonomo, che è quello che ti consente di essere autoimprenditore, quindi di gestire la tua vita liberamente, invece la realtà dei fatti, invece quella falsa autonomia è esclusivamente sfruttamento e sottosalario, esclusivamente una guerra di in maniera moderna e vecchie, che serve lo sfruttamento, il sottosalario e ovviamente il lavoratore che non riesce a rompere le proprie catene. Noi stiamo cercando di fare quello che è complesso, appunto, quello di organizzare i lavoratori attraverso obiettivi. Il primo è quello di ovviamente smontare la falsa autonomia. Qui voi si citava soprattutto nel video Uber. Fortunatamente Uber in Italia dal punto di vista degli autisti non esiste perché è fuori legge dal punto di vista normativo. Per quanto riguarda Uber Eats, invece, fortunatamente ma anche sfortunatamente ha abbandonato la piazza di Torino da poco e quindi stiamo in qualche modo cercando di
recuperare la condizione lavorativa, perché con un'applicazione da domani tu non ci sarai più. Ed essendo un lavoratore autonomo, ovviamente non hai ovviamente tutele dal punto di vista disoccupazione e quant'altro. È molto complesso organizzarli perché soprattutto su Torino è cambiata diciamo, la platea. Prima erano sì ragazzi, molti studenti che ovviamente facevano questo come integrazione, come lavoretto. Ora abbiamo molti, molti più immigrati e questo è anche un problema perché nell'ambito degli immigrati ci sono dei diversi che magari non collimano dal punto di vista della convivenza perché sono legate anche a diatribe nei paesi di provenienza. Abbiamo molti italiani di una certa età che sono uomini e donne che sono espulsi dal mondo del lavoro. E che quindi non riescono più a ricollocarsi nel mercato del lavoro, tra virgolette, normale, e quindi si riciclano attraverso questo. È evidente che da questo punto di vista è molto complesso perché sono figure fragili, ricattabili. Il caporalato sulla piazza di Torino sta prendendo piede. Siamo circa 3 su 3.000 i rider tra, diciamo, regolari e irregolari sulle 6 piattaforme che sono presenti su Torino. Pensate che quasi il 10% di questi rider stanno sotto il ricatto dei caporali. Quindi anche questo è un problema, noi stiamo cercando, anche qua a breve faremo un esposto alla Procura della Repubblica contro questo sistema schifoso di sfruttamento ulteriore e stiamo cercando anche di dare delle risposte attraverso, stiamo fondando adesso un'associazione che è una cassa di mutua resistenza per rispondere alle esigenze che non sono quelle sindacali su cui già diamo delle risposte, proviamo a dare delle risposte, ma che sono esigenze reali. La bicicletta si rompe, io non ho i soldi per ripararla, o la riparo o perdo il lavoro, altrimenti io non ho magari i soldi per pagare la bolletta, quindi vado in morosità. La questione della casa, che è l'altro problema enorme che molte di queste lavoratrici e lavoratori hanno, noi attraverso questa associazione vogliamo dare un contributo ovviamente il più importante possibile, ma legato a una raccolta fondi che stiamo facendo e quindi anche questo è un modo per cercare di creare solidarietà e, come diceva giustamente, lavorare uno per l'altro. Quindi questo è un ottimo documentario che dà un'idea globale del fenomeno che sta ovviamente investendo non soltanto il lavoro delle piattaforme, perché lo sfruttamento e la questione dell'autonomia, anche attraverso gli ultimi provvedimenti di questo governo, determina una falsa idea di autonomia, ma un reale sfruttamento e uno scaricamento verso il basso, quindi verso i lavoratori, di tutto il costo del rapporto di lavoro e delle proprie, ovviamente, dei propri diritti, riducendoli alla radice. Grazie. Grazie, comunque la CGIL. Sì, Grazie. Torno da voi. Tra l'altro, questo. No, sulla differenza che diciamo, Lillo su lavoratori based, vocation based, forse è chiamato in questo, però siamo capiti, ha messo in evidenza la differenza tra lavorare in un luogo e quindi avere anche un luogo per essere visibili e non lavorare in un luogo, più la società lo modifica, la vedo dell'avere un interlocutore, un governo, tutti interloquire o meno, cioè non solo del luogo fisico, ma quando tu lavori nella logistica che non è, come dire, delocalizzabile. Puoi fare riferimento a un governo, se tu sei sparso in tutto il mondo, puoi anche protestare in un luogo fisico, ma tanto, lo vediamo ahimè, nella contingenza internazionale attuale, non esiste un governo globale e quindi è difficile governare il tutto. E quindi la mia domanda è quanto i governi in Europa, in Occidente o nel mondo, non lo so, stanno facendo qualche cosa e quanto secondo voi possono fare qualche cosa, perché questo è anche un problema, come dire, della nuova economia. L'economia è stata a lungo trasmessa dalla politica e a oggi è una questione di quanto la politica può plasmare questi processi. Quindi vorremmo sapere qual era la nostra prospettiva su questo. Grazie. Allora, prima la domanda sul sì, quello sul futuro post piattaforme. Secondo me c'è da considerare un fatto.
il rapporto tra il prodotto dipendente, no? Che abbiamo vissuto, che erano i nostri genitori, è qualcosa che si riesce a avere a un periodo di storia estremamente limitato. Nel senso, questi, ecco, se noi vediamo la storia come modi, come di articolazione tra capitale e lavoro, abbiamo visto che appunto dal dopoguerra ad oggi, più di 2000, c'è stata una configurazione specifica sul patto sociale, no? Sul rapporto di lavoro. Quindi questa piattaforma, al di là del nome, al di là di Uber, al di là di Amazon, quello che è importante, l'ennesimo è un modo di configurare questo lavoro, il modo in cui il capitale gestisce il lavoro. E per cui anche nel momento in cui Uber sarà business, prima sarà work, che sarà una bolla enorme di questo coltivare fino a pochi anni fa, questo vuoto verrà già riempito comunque da queste da big tech, da queste piattaforme che appunto attraverso queste delivery o delle piattaforme stanno cercando di occupare appunto lo spazio. Per cui, secondo me, più che un futuro post piattaforme, la domanda è, cioè il vero quesito è sul futuro post big tech, perché poi alla fine queste piattaforme sono la materializzazione di quello che è un potere che si sta sostituendo sempre più allo Stato. E questo è legato anche a un po' andare oltre quello che adesso si continua a sentire sull'intelligenza artificiale come una minaccia esistenziale. Cioè, il vero problema non è tanto l'intelligenza artificiale alla Terminator, è appunto questo strapotere delle piattaforme che sono finite per occupare uno spazio che un tempo era lo Stato. Per cui in alcuni paesi che hanno tagliato sulla sanità durante la pandemia, ad esempio, le piattaforme erano quelle che tracing, era quello che in alcuni paesi vogliono anche il servizio di ambulanza, cioè in Gran Bretagna se vogliono andare in ospedale come Uber, perché l'ambulanza viene a casa. Quindi a un certo punto, questo se vogliamo è legato anche al ruolo del governo, dei relatori, il target deve essere quello di contenere appunto questo strapotere delle big tech, perché più alla fine sono sempre 4 o 5 soliti sospetti. L'infrastruttura tecnologica di Uber si basa su Amazon Web Service e comunque i padroni del cloud sono quelli, sono big tech che in un certo senso fanno l'infrastruttura per altre piattaforme che usiamo, da Netflix appunto altri dispositivi che usiamo quotidianamente. Per cui l'obiettivo è quello, immaginiamo un futuro post big tech. E in questo, se vogliamo, l'Unione Europea è sicuramente più attiva di quanto siano gli Stati Uniti, però appunto è necessario trovare un modo per disarticolare questo rapporto tra capitale e lavoro, che al momento è passato solo dalle grosse imprese tecnologiche. Sì, però mi farti fare proprio questa questione del debito di come le piattaforme sono cresciute. Cioè, all'inizio, no, lo riassumeva Gianluca, all'inizio si vede Nick Snaysett, questo economista inglese che ha scritto uno dei primi libri, altro, se siete curiosi vi consiglio di leggerlo, c'è anche in italiano, sono 100 pagine, è un'ottima introduzione, è ancora attualissimo, dove lui riassume due principi, due risposte. Growth before profit, cioè la crescita prima dei profitti, quindi un'azienda deve svilupparsi, occupare il mercato prima di avere il cosiddetto break even, cioè il bilancio, okay? Quindi entrate e uscite devono essere in pari, svilupparsi in primo, occupare il mercato, come? Con soldi che vengono da venture capital, da fondi di investimento, okay? Quindi tu nominavi SoftBank, che è una delle più grosse al mondo, quindi fondi di investimento che prestano, che danno soldi a queste aziende che intanto riescono ad agire in perdita. Quindi io ti offro gli sconti, per cui tu cliente paghi di meno, all'inizio per reclutare lavoratori con delle tariffe più alte, poi andiamo ad abbassare e via dicendo. Per questo all'inizio, no, c'è tutto questo schema del debito, del passivo. Sono aziende che nascono in passivo e sono cresciute grazie alla disponibilità
di ingenti quantità di denaro da capitali di investimento finanziario. Perché? Perché il secondo principio che Smicek enuncia è the winner takes all. Il vincitore prende tutto. Cioè, in questa competizione dove conta accaparrarsi prima degli altri la fetta più grossa del mercato, a un certo punto gli altri competitor cadranno perché non riescono a crescere abbastanza in modo tale da equilibrare le entrate con le uscite e dovranno andare via. Se vi ricordate, qui a Torino, per esempio, c'era Foodora che è andata via esattamente per questo motivo, Uber Eats ha fatto lo stesso, in Germania, per esempio, Deliveroo, scusate, in Francia, Deliveroo, no, in Germania, Deliveroo è andata via. Perché? Perché non riusciva ad avere una posizione dominante di mercato e quindi preferiva convogliare le risorse da un'altra parte. Questo però, secondo me, si deve far riflettere su, come dire, lo strapotere acquisito da queste aziende e dal ruolo che poi ha il capitalismo finanziario nel tenerle in piedi. Le cose un po' stanno cambiando perché post-pandemia, l'inflazione, cambiano i tassi di interesse delle banche centrali, inizia ad esserci meno questa liquidità, iniziano a contrarsi i consumi, allora le piattaforme cosa hanno iniziato a fare? Licenziamenti. Perché la prima regola, quando come dire, non le tue prospettive di crescita cambiano e si ridimensionano, qual è? Scaricare sui lavoratori. Tagliamo lavoratori. Quindi tutte le big tech hanno tagliato lavoratori. Amazon, Facebook, Google, Twitter, ma come anche Deliveroo, Uber Eats, tutte hanno tagliato lavoratori. Questo sono invece sono arrivato su due cose. La prima è, come dire, che il lato dell'innovazione digitale è stato lasciato completamente nelle mani di queste grandi aziende e del capitale. Se facciamo un po' mente indietro, quando è nato un po' il web negli anni 90, era l'ambito quello degli smanettoni. Tendenzialmente, cioè tutti appassionati di cibernetica, di tecnologie digitali che avevano in quell'ambito uno spazio di creatività e di costruzione di alternative, al di fuori delle regole, diciamo, del gioco che ci sono nel mondo reale. E sono nate tante cose, la gig economy, la sharing economy, non sono che la versione capitalista del peer-to-peer, del pari a pari, dello scambio pari a pari, che era quello che guidava la creazione del web negli anni 90, di fatto. E quindi, come dire, chi ha in mano il pallino dell'innovazione? Ce l'hanno queste grandi aziende. E finché il pallino dell'innovazione sarà in mano a queste grandi aziende, non potremo fare altro che mettere in campo delle forme resistenziali, cercare di navigare nelle opportunità che ci danno, organizzarci per protestare, però le regole del gioco saranno decise sempre da altri. E questo secondo me è il primo problema. Il secondo problema è appunto che ruolo hanno gli stati in questo? Ce l'hanno un ruolo, perché se da una parte sono il capitalismo finanziario che aiuta queste aziende a svilupparsi, gli stati costruiscono delle condizioni, come dire, di agibilità. C'è un libro di una studiosa italiana negli Stati Uniti, Mariana Mazzuccato, che si chiama The Entrepreneurial State, lo Stato imprenditore, dovrebbe essere tradotto in italiano, o qualcosa di simile. Dove lei cosa fa? Analizza una serie di imprese, come sono sviluppate, tra l'altro Apple, tra queste, per far vedere come all'inizio ci sono state una serie di decisioni da parte del governo americano per favorire queste aziende. Di che tipo? Della tassazione, cioè non pagavano tasse praticamente. Ci sono una serie di leggi degli anni 90 dove praticamente si erano le tasse sull'e-commerce, quindi Amazon nei primi anni non pagava tasse e tuttora molte volte non paga tasse perché la sede fiscale è diversa da quella di lavoro. Altro modo di favorire queste aziende, commissioni pubbliche, sono cresciute tramite subappalti del settore pubblico o privatizzando una serie di sviluppi che erano nati nel settore pubblico per poi diventare privati. Quindi gli stati hanno un grosso ruolo che è di regolamentazione, ma anche di facilitazione di sviluppo di questo tipo di attività. E quindi anche quando operano, ad esempio, parliamo di tutto il caso di chi lavora, no? Web-based, di lavoratori web-based. Sono una grossa, quindi, una sorta di zona grigia nel diritto italiano, perché sono tendenzialmente lavoratori autonomi, però non, come dire, non sono mai stati inquadrati in maniera chiara. Le aziende che danno questo tipo di servizi
sono una zona grigia, spesso non sono neanche registrate come vere e proprie aziende, molto spesso sono dei marketplace, cioè dei portali di e-commerce in certi casi. Quindi su questo, come dire, ci sarebbe uno sforzo da fare per cambiare le regole del gioco all'interno del quale si sviluppa. Ovviamente non è una cosa facile perché in primis c'è la voce di questi lavoratori e in più perché ci sono delle grosse resistenze. Faccio un esempio, chiudo, i cosiddetti Uber Files. Se andate a cercare i cosiddetti Uber Files, sapete cosa è venuto fuori. Uber ha pagato politici e accademici per sostenere che quello che faceva Uber era giustissimo. Quindi ha pagato una serie di accademici per far uscire dei risultati di ricerca dove dicevano il modello funziona, i lavoratori sono felicissimi, ha pagato una serie di politici, tra cui alcuni dell'attuale governo francese, per evitare di regolamentare il settore, ma lasciamo al cosiddetto social dialogue. Andiamo con social, sono le parti che dovrebbero mettersi d'accordo, solo che poi le parti, come dire, cioè uno che è Golia e l'altro che è Davide e, come dire, in questo caso molto spesso vince il più forte sulla voce del più debole. Avevo una domanda sulla catena del consumo, perché diciamo, sebbene il valore non sta poi nel bene, ma diciamo nei pacchetti di dati, che, però comunque c'è, se non ci fossero i clienti tutto questo non esisterebbe. Quindi dal punto di vista del consumatore, è rifiutare, cioè uscire, exit strategy, oppure cos'altro? Cioè, come si diceva, si chiudeva, no? Cioè, un nuovo patto sociale in cui, però, diciamo, il consumatore sul rating lo continua a fare, comunque utilizza Airbnb, poi vota, comunque va. Cioè, il rating è il sistema cardine. Volevo sapere se su questo avete qualche indicazione, qualche strategia più consapevole e anche politica, su quale ci togliamo tutti, perché siamo utilizzatori quasi tutti. Sì, allora ci sono delle iniziative dal basso, ne parlavamo prima, c'è una fondazione che si chiama Fair Work, finanziata da un progetto europeo, che appunto si è occupato di scorecard, delle valutazioni in diverse piattaforme. No? Quindi giudicando la qualità del lavoro di queste piattaforme. Quello può guidare per ciò che riguarda il consumatore nel momento in cui deve fare una scelta consapevole che si basa non solo appunto sul costo, ma anche sulle condizioni relative. Può insomma, inserire una sorta di premio etico legato all'interno di questa catena. Poi ci sono appunto ci sono dei casi tuttora di cooperative, no? Le piattaforme cooperative è un'altra dimensione, che è più o meno promettente, che magari che spesso si affida anche ai lavoratori migranti. E il problema è che ovviamente non hanno i sussidi che hanno le grosse piattaforme, per cui ovviamente le consegne con queste cooperative, queste piattaforme cooperative, costeranno sempre di più. Allora, si tratta appunto di, per l'ennesima volta, di affidare al consumatore la scelta. Se pagare quel surplus per le dimensioni etiche, e quindi appunto quel caso viene scaricato sul consumatore. A livello di interventi, se vogliamo, in molti paesi le amministrazioni più sensibili sono state quelle a livello locale, cittadine, più che di quelle nazionali. Quindi in alcune realtà, penso a Barcellona, c'è stata la volontà politica di intervenire in piattaforme e di parlamentare. Questo perché tutte le amministrazioni locali sono più vicine alla realtà. A livello politico, appunto, però, non so, ho visto anche la pressione di lobby che hanno queste piattaforme. Un piccolo gesto, un piccolo contributo che magari il consumatore può dare nel momento in cui ha fatto una scelta e magari non fidarsi di chi offre le
tariffe di consegna più basse e soprattutto anche molto fattibile quello di ricordarsi che dietro la consegna del cibo c'è onestà umana, sanità, c'è rispetto. Molto spesso questo viene dimenticato. C'era appunto un lavoratore a Torino di 40 anni che mi raccontava anche dell'umiliazione che sentiva nel momento in cui portava la consegna, c'era la figlia che apriva la porta e diceva: mamma, è arrivato l'omino del sushi, no? Perché è il modo in cui molto spesso questi lavoratori vengono visti. Per cui quello può essere un piccolissimo contributo che viene dato perlomeno per dare dignità, per riconoscere la dignità. Io non sono, confesso, un fan del consumo responsabile, non perché sia sbagliato avere responsabilità nel consumo, ma perché, come dire, è sempre tutto demandato alla buona volontà del singolo. E poi è vero che, come si dice a un certo punto, no, è un mondo basato sulla convenienza, quindi, e anche Amazon lo sa, lo dice espressamente, se non sbaglio, credo solo di top manager, dissero nessuno sarà mai disposto a pagare di più quanto può pagare di meno. Purtroppo questo in parte è vero. Quindi vuol dire, bisogna vedere che bisogna affrontare il problema in maniera sistemica e non solo individuale. Questi sono gli studi che vengono a... È giusto avere consapevolezza. Molte volte assumiamo dei comportamenti un po' tipo come se tutto fosse un like su un social media e quindi anche il modo di usare i vari meccanismi di rating diventa quasi un gioco o uno sfogo, non capendo poi qual è l'effetto a catena che si ha su una persona, e lo scopriamo solo quando noi stessi poi finiamo all'interno di quei meccanismi. Credo che queste cose funzionino soprattutto quando c'è una massa che diventa significativa. Quindi, ad esempio, chiudo con una storia, diciamo così. Quando qui a Torino partì tutto il processo su Foodora, intentato da alcuni rider per dimostrare che non erano dei collaboratori, quando ancora si diceva addirittura che era un collega di lavoretto che facevi tra un esame e un altro per farti un po' di pedalata in bicicletta, ci furono proteste. E nello stesso periodo Foodora anche a Bologna. E vuol dire, ci fu un lancio di un boicottaggio su questa cosa. Tant'è che la pagina Facebook venne invasa di commenti di persone che dicevano: se non migliorate le vostre condizioni di lavoro, qui non ordineremo mai da voi. E tra l'altro, fu una vita brevissima a Bologna in questo. Per dire che ci sono dei momenti in cui anche vuol dire, i consumatori, quando fanno massa e c'è qualcosa di su cui esercitare una scelta discriminante, anche in quei momenti possono avere anche loro un ruolo nel determinare o nel dirigere certi processi. Grazie. Ci sono ancora delle domande da parte vostra? Non ci sono, credo che abbiamo ampiamente soddisfatto molte curiosità e molti aspetti, insomma, centrali del documentario, ma anche appunto la nostra, possiamo dire, quotidianità. E alcuni loro articoli, libri, li trovate sempre caricati sul sito e sulla pagina, se volete leggere ancora altro, per approfondire i temi trattati. Noi vi diamo appuntamento mercoledì prossimo al Cecchipop, no scusate, siamo sempre qui al Baretti, mercoledì ricordate, non giovedì, con un documentario Zinder girato nel cuore in Niger, in una città simbolo, crocevia di migrazioni, non solo, con due osservatori di eccezione che ci racconteranno insomma, cosa sta succedendo lì, tra l'altro Niger, la regista che doveva proprio avere visto per venire a Torino. Come sapete, Niger è una situazione chiusura internazionale ormai da mesi, e quindi non è mai potuta partire, segno anche di un'altra crisi che si sta consumando legata
processi molto ampi che riguardano tutto il continente africano. Ma siamo anche su quello sul pezzo, purtroppo, ma avremo modo di riflettere insieme. Quindi vi aspettiamo per quello di prossimo. Grazie ancora a Gianluca. E domani sera rilancio l'appuntamento invece alle 18 alla Pastorale Migranti, dove verrà inaugurata la mostra di Mauro Raffini, che è lì presente, e che ringraziamo anche per aver assistito alla serata. Thank you.